Ciao amici, il mio nome è Sara e sono la moglie di Abramo. Sono sicura che abbiate sentito parlare di mio marito, però vorrei raccontarvi la mia storia e come Dio mi diede il nome di madre di tutte le genti. Per molti, molti anni ho desiderato avere un figlio, ma non mi è stato possibile. Una sera Dio promise a mio marito che avrebbe avuto una discendenza grande come le stelle del cielo e come la sabbia del mare. Avete mai provato a contare le stelle? Wow, sono tantissime, è impossibile contarle. Ma come potevamo noi avere una tale discendenza se io avevo già 90 anni e non avevo avuto nemmeno il primo? Con il tempo ho perso la speranza di essere madre, non sapevo che fare e mi venne l'idea di convincere mio marito a sposare la mia schiava. Dato che era la mia schiava, i suoi figli sarebbero stati miei e così avremmo potuto avere la discendenza che Dio ci aveva promesso. Però posso raccontarvi un segreto? Questa è stata la peggiore idea della mia vita. Tutto iniziò quando fuggimmo in Egitto. Avevo molta fame, non c'era modo di trovare cibo in Canaan, così decidemmo di andare lì. Il faraone ci ricevette con molti regali. Io ero molto bella e piacqui molto al faraone. In quel momento facemmo un peccato, dicendo una bugia, e questa è una cosa che non si dovrebbe mai fare. Abramo disse al faraone che io ero sua sorella e io non dissi nulla. Il faraone voleva sposarsi con me, diede molti regali e schiavi ad Abramo. Grazie a Dio che ci ha liberati da quella situazione, ma siamo dovuti andare via con molta fretta e tristezza dall'Egitto. Tra gli schiavi che ci diede il faraone, una fu data a me. Io ero molto contenta perché non dovevo fare molto in casa, lei mi aiutava in tutto e noi la trattavamo molto bene, finché si sposò con Abramo e rimase incinta. Quando nacque Ismaele, cominciarono i problemi. Qualunque cosa le dicessi, lei non ubbidiva più. Cominciò a diventare orgogliosa e altezzosa, maleducata e faceva quello che voleva. Io passavo i giorni piangendo e lei continuava a peggiorare ogni giorno. Lei si comportava come la padrona di casa e mio marito era molto felice perché finalmente aveva un figlio. Però non si rendeva conto di quanto io fossi triste. Il nostro matrimonio non era più lo stesso. Finché un giorno comparvero tre uomini molto belli. Mio marito li invitò a mangiare e uno di loro gli disse che avrebbe avuto un bambino. Io mi misi a ridere, era incredibile, io avevo 90 anni, ero molto vecchia per avere figli, ma decisi lo stesso di credere e confidare in Dio. Io sapevo che Dio avrebbe risposto alle mie preghiere e la promessa si realizzò. Nacque mio figlio, Isacco. Ismaele infastidiva molto Isacco e per evitare problemi Agar e Ismaele dovettero andarsene. Questo fece tornare la pace, anche se fu molto difficile per Abramo, perché lo amava molto. Dopo questa esperienza di fede con Dio, egli cambiò il mio nome. Prima mi chiamavo Sarai, ora mi chiamo Sara, che significa principessa. Sapete una cosa? Ho imparato la lezione. Non c'è niente di meglio del confidare e credere in Dio. E un'altra cosa molto importante è di non permettere ad altre persone di intromettersi nel mio matrimonio. Da quel momento sono diventata la madre di tutte coloro che credono e confidano in Dio. Molto tempo dopo Paolo, un buon maestro della legge e seguace di Gesù, disse che tutti i bambini e persone che confidano in Dio sono miei figli e coloro che invece non lo fanno sono figli di Agar. Vi è piaciuta la mia storia? Spero di sì. Non dimenticare, mai dire bugie e confidare sempre in Dio. Ciao amici!